Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore, ben ritrovati nella cucina anni 80. Qui si fanno cose semplici, anni 80, senza tecnica, senza sbattimenti, senza paura, ma con tanto, tanto gusto. Oggi stavo pensando a un piatto di gnocchi con il gorgonzola, ma volevo aumentare il sapore a questo piatto qui, famosissimo in tutte le trattorie anni 80. Il gnocchetto al gorgonzola è sempre stato un must. Poi c'è chi ci mette i porcini, chi ci mette i funghi champignon, chi ci mette le nocciole, chi ci mette le noci. Io oggi vi porto un prodotto che si utilizzava moltissimo negli anni 60-70, che è il peperone crusco, che è tipico della Basilicata. Quando dico Basilicata, poi devo espandere un po' in tutto il sud, perché poi dicono è vero, pugliese, siciliano, se incazzano tutti al sud. Quindi io dico Basilicata, ma prendo tutto quanto il sud. È questo qui, diciamo, è il peperone secco, essiccato al sole del Mediterraneo, quello bello, profumato. Ovviamente in Spagna non trovo quelli della Basilicata, ma ci sono anche qui e ancora oggi sono molto molto popolari qui in Spagna e si chiamano ignoras, ma sono buonissimi. È la stessa identica cosa, cioè hanno lo stesso identico sapore, soltanto la forma è un po' differente. In Italia si usa soprattutto soffriggerli e mangiarli fritti. Io oggi vi faccio vedere lo gnocchetto al gorgonzola anni 80 con peperone crusco, è spettacolare. Rifate passo passo quello che faccio io e troverete in tavola un piatto di una semplicità immensa, e ricevo anche tante critiche perché è troppo semplice, ma non me ne frega niente perché ricevo il triplo dei complimenti. E questo qui ragazzi, ma come utilizzarlo? Andiamo a vedere. Allora, prendiamo un mixer, un frullatore o quello che volete, prendiamo i nostri peperoni cruschi e li spezzettiamo. Se volete spezzare il pezzo sopra, poi i semi, se vi danno fastidio, li buttate a parte e continuate così, soltanto con la pelle, a metterla dentro al frullatore. Mettete meno semi possibili se vi danno fastidio, a me non me ne può fregare di meno, quindi se ci vanno a finire dentro, ben venga, me li mangio, ok? Poi dentro ci metto un po' di pepe, un goccino d'olio, poco poco, e inizio a far frullare tutto quanto insieme. Eccolo qui, questo è il risultato finale. Devono essere tritati, sì, ma non a polvere, ecco perché ho messo anche un po' di olio, così si mantenevano un po' a pezzettoni. Adesso questi vanno tradizionalmente soffritti in aglio e olio, e noi che facciamo? Tradizione, perciò andiamo, dai. E da tradizione andiamo nel pentolino a cucinare, non in padella, perché negli anni 80, 70, 60 non si cucinava in padella. Quindi al simpaticone che mi ha scritto comprate una padella se non ce l'hai, devo dire che non ha capito lo spirito di questo format, quindi dovrebbe un po' chiedere in giro prima di mettere dei commenti simpaticoni. Andiamo a mettere dentro il peperone crusco, bene bene, poi alla maniera di mamma e nonna andiamo a tagliare uno spicchio d'aglio. Ovviamente non si toglie l'anima perché non va tolta negli anni 80. Adesso, nella semplicità più assoluta, si fa soffriggere un pochino. I peperoni cruschi sono molto dolci, quindi se volete, se vi aspettate un piatto piccante, questo non lo troverete, quindi dovete aggiungere del peperoncino. Dato che io non voglio un piatto piccante, non lo metto, ma è una libera, libera scelta. Ragazzi, dopo 20 secondi che soffrigge, c'è un profumo che mi riporta nonna, e questa è una cosa bellissima. Dopo un minutino che sta soffriggendo, aggiungiamo un cucchiaio pieno di gorgonzola. Anche qui, tantissimi mi dicono, che belle ricette, peccato non ci siano le misure. Ma negli anni 80 non c'erano le misure, ragazzi. Io cerco di rispettare i tempi. Negli anni 80 le misure non c'erano, c'era l'occhio, quindi io dico un cucchiaio, due cucchiai, e poi decidete voi, cioè chi ne piace di più, chi ne piace di meno, libera scelta, perché siamo proprio negli anni 80, non nel 2020. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che quando mettete il formaggio mettete anche mezzo bicchiere di acqua, scusate, dimenticanza. Guardate che bel colore che sta prendendo il pentolino, mamma mia, verrà tipo una salsa rosa, ma non metteremo neanche un goccio di panna, quindi sarà un piatto atipico degli anni 80.
Il consiglio che vi posso dare è non esagerate col gorgonzola, altrimenti andate a coprire il sapore buonissimo dei peperoni cruschi, ok? Quindi fate una cosa equilibrata, diciamo ogni 5 peperoni cruschi un cucchiaio di gorgonzola, senza pesi ragazzi. Una volta sciolto il gorgonzola totalmente, lo facciamo riposare, quindi spegniamo il fuoco e aspettiamo gli gnocchi, poi ci sarà altro. Allora, gnocchi pronti, si mettono dalla pentola all'altra, si riaccende il pentolino della salsa, i gnocchi li ho messi belli durelli così che terminano la cottura nel pentolino, lo mantechiamo così e facciamo girare, guardate, sembra che ci sia il pomodoro, è un colore meraviglioso, il profumo che sale su è davvero di quelli tradizionali che si sentivano nei vicoli quando giocavamo per strada, che meraviglia. Io spero che voi possiate entrare veramente nella pentola e vedere di cosa stiamo parlando. Guardate che bel piatto, guardate qua, che spettacolo che è, mamma mia. Piatto elegante? Ma dai, piatto tradizionale, ma che ce frega del piatto a noi? Impiattamento elegante? Allora non avete capito di cosa stiamo parlando. Guardate qua, yeah, dal pentolino al piatto così, se una cosa è buona si aggiusta da sé. Guardate, mettete tutta la salsa dentro. Quando dico tutta, non dovete lasciare nulla, nulla. Agitate. E adesso ditemi che questo piatto qui non merita rispetto nei giorni nostri. Mamma mia. Bambini, dai, è pronto il pranzo. Salite, altri 5 minuti, mamma. Te do una padellata in bocca. Arrivo. Così funzionava. Guarda che bellezza che ci aspettava a casa. Dite la verità. Non li vedete più i bambini per strada a giocare a pallone, vero? È veramente un peccato. Io ricordo questa folata di bambini nei vicoli, nelle piazze che giocavano addosso ai muri, alle serrande, addosso alle macchine parcheggiate, poi ogni tanto arrivava il padrone via a scappare col pallone, palloni bucati dal padrone della macchina. Era tutto così libero. Non c'era esasperazione. Oggi se si vedono due bambini che giocano per strada e urlano: oh ragazzi, quella è la macchina mia, eh! Se ci trovo un graffio vengo da tua madre, oh ragazzi, oggi non si può fare più niente. E poi si dice che i ragazzini oggi stanno sempre davanti alla PlayStation, ma se non gli dà la possibilità di andare a giocare fuori, ma come fanno questi? Dove giocano? C'erano pure gli oratori, ricordatevi l'oratorio, un campo immenso da pallone, se giocava 20 contro 20 e per prendere il pallone bastava un pegno, un portafoglio vuoto di quelli finti, un mazzo di chiavi, lui ti dava il pallone, poi tu gli ridavi il pallone e lui ti ridava le chiavi e si giocava con un pallone in 20 persone. Oggi devi prenotare il campo perché ci stanno quelli grandi, perché il campetto... devi metterti gli scarpini perché tutti i tuoi amici hanno le magliette originali, tutti quanti col completino. Ragazzi, abbiamo perso la semplicità di divertirci e questo a me dispiace davvero per i bambini. Andiamo ad assaggiare il piatto degli anni 80. Eccolo qua, questa è l'unica cosa che ci può riportare a quei giorni. La cucina è l'unica cosa che può riportarci la serenità degli anni 80. Cerchiamo di viverla, di riviverla, di ritirarla fuori, perché ci stanno togliendo anche quella. Ce l'hanno tolta già ormai da 10 anni. Dal 2010 la cucina è diventata una cosa esasperante. Tutti quanti sono chef, tutti quanti sono giudici, perché in TV vi fanno vedere che è giusto criticare. Cosa criticare? E voi seguite, voi. Tantissime persone seguono passo passo quello che dice uno in TV. Serve la parte croccante, serve la parte dolce, serve l'acidità, serve mangiare insieme a tante persone e stare bene. Questo serve in cucina. Stop. Un piatto di una semplicità unica, un sapore esplosivo che veramente riporta a quei giorni. È veramente buono, rifate passo passo quello che ho fatto io. Un bacione ragazzi, ciao!